Buonasera a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Allora, in questi giorni ricorre l'anniversario della morte, dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Noi ci siamo occupati più volte, io personalmente me ne sono occupata, ma anche in trasmissione ce ne siamo occupati più volte, sia di Pasolini che dell'omicidio di Pasolini. Me ne occupo di nuovo anche quest'anno intervistando una persona che l'ha conosciuto, era amico di Pierpaolo Pasolini e oltre quindi a raccontarci alcune cose, diciamo, della sua conoscenza qui nel quartiere di Monteverde. Io adesso mi trovo qui nel suo studio perché questo il mio ospite è un pittore, artista e poeta. Quindi, oltre a raccontarci degli episodi della vita di Pierpaolo Pasolini qui nel quartiere, della vita di borgata che lui ha vissuto, ci racconterà anche molte cose interessanti che lui sa sul delitto Pasolini. Allora, lo saluto subito. Lui si chiama Silvio Parrello, detto anche Pecetto, poi spiegheremo anche perché è soprannominato in questo modo. Ciao Silvio e benvenuto a Border Nights. Ciao, tutto bene? Sì. Sì. Dunque, allora Allora, lei. cominciamo, sì, proprio dalla vita di borgata qui nel quartiere di Monteverde. Brevemente, ovviamente, facciamo un riassunto e soprattutto come hai conosciuto Pasolini negli anni 50. Allora, Pierpaolo Pasolini nel mese di gennaio 1950 venne a Roma con la mamma Susanna. Praticamente sono fuggiti da Casarsa. Furono ospitati dallo zio, il fratello della mamma, che abitava a Porta Pinciana, che trovò un posto come governante alla mamma di Pierpaolo, a Piazza Cossacuni, presso la famiglia d'architetti, e lì si affittarono una stanzetta, Pasolini con la mamma. Erano, diciamo, periodi molto difficili, quasi a livello di suicidio, se non che conobbe un poeta dialettale abruzzese, un certo Vittorio Clemente, che gli trovò un posto da insegnante alle scuole medie private, il Petrarca di Ciampino. E con l'occasione del lavoro si presero un appartamento di 2 camere e cucina a Via Tagliere 3, a fianco al carcere di Bibbia. E lui praticamente faceva il pendolare, prendeva i mezzi e andava ad insegnare a Ciampino. Ma nello stesso tempo lui già era entrato nel mondo del cinema, collaborava, eccetera, eccetera, se non che collaborò con Mario Soldati sulla Donna del Fiume, guadagnò bei soldi e lasciò l'impiego da insegnante e si trasferì qui a Via Fontegnano 86, nel nostro quartiere. Praticamente qui l'abbiamo conosciuto tutti. Giocava a pallone, facevamo un sacco di cose, poi ora ve le racconto tu. Praticamente lui rimase, ossia Via Tagliere venne la mamma e lui vennero raggiunti dal papà e chiaramente pure a Via Fontegnana col papà e nel 59 morì il padre e si trasferirono Pasolini e la mamma a Via Carini 45, lo stesso stabile dove abitava la famiglia Bertolucci, che poi Bernardo divenne aiuto regista delle catture, no? E lui stava in affitto presso un appartamento che era di proprietà di Liliana Orfei, l'attrice circense, e rimase sino al 63 a Monteverde Vecchio, sempre qui a Monteverde, e poi si trasferì a via Eufrate 9, è stata l'ultima abitazione, poi hanno assassinato. Diciamo, la conoscenza di Pierpaolo Pasolini, il quartiere è avvenuta nel campetto di Vallone perché era il punto di riferimento, di ritrovo di noi ragazzi, ragazzini del quartiere. Giocavamo sempre a pallone, d'estate si andava al Tevere a fare il bagno, a dove ora Ponte Marconi che prima non c'era, a Ponte Castel Sant'Angelo da Arcidiola, poi nei Marane, dappertutto. Insomma. E lui faceva le stesse cose che facciamo noi, insomma. Poi, oltre che era forte giocatore, appassionato forte proprio, e lui era un forte lottatore. Noi, quando facevamo la lotta con lui, in treno non si vinceva Pierpaolo, c'erano 4 persone. Era forte, malgrado che poi era esile, non pesava manco, pesava 59 kg, era alto 1,67 m, penso. Però a litigare con Pasolini era un impiccio.
Questo tra l'altro è un particolare importante anche nell'omicidio, perché poi dopo lo diremo meglio, però nella versione ufficiale sappiamo che hanno sempre detto che è stato questo ragazzino di 17 anni, Pino Pelosi, che tra l'altro adesso è morto da qualche mese. Però già da questo particolare che tu ci hai detto, cioè dalla sua forza fisica, si capisce bene che non è possibile che un ragazzo come Pelosi abbia potuto fare tutto il massacro che è stato fatto lì Ma a poi non Ostia. lo avrebbe mai fatto perché si conosceva da 4 mesi, capito? Loro si conoscevano da 4 mesi. Questo è vero, l'ha detto Pina, ha detto più volte ultimamente, cioè perché Pino Pelosi viene a trovarmi, capito? Poi mi ha Sì, detto una anche. cosa, dopo te la dico. E anche infatti questo particolare del fatto che si conoscevano è importante, perché nella versione ufficiale sempre è stato detto che lui l'aveva sostanzialmente caricato in macchina alla stazione Termini, però questo non è vero perché appunto si Assolutamente. conoscevano da mesi. E la verità ufficiale è totalmente falsa, è tutto falso. C'è solo una cosa vera, che Pierpaolo Pasolini è stato assassinato. Il delitto Pasolini è un delitto internazionale, inutile che questi stanno a giocare con gli omosessuali, tutte queste cazzate. Quelli se la sono inventata apposta loro, capito? Eh sì. Allora, non so se c'è qualcos'altro prima di affrontare appunto il tema del Ma delitto che ci vuoi io, raccontare qualche la episodio. generosità di Pierpaolo Pasolini, che pochi la raccontano. Allora, un episodio che riguarda mia madre, che una volta mia madre scende alla piazza San Giovanni di Dio percorrendo via Ozana, dove c'è uno studio io e dove era il campetto di Pallone. Pasolini stava fuori dal campetto vicino alla fontanella, riconobbe mia madre che scendeva, gli andò incontro e gli regalò 10.000 lire. Alla vista della banconota, mia madre al momento si stupa perché all'epoca 10.000 lire è un quarto del stipendio degli insegnanti, perché guadagnavano 27.000 lire al mese insegnanti. A parte che lui già aveva lasciato il posto da insegnante, ormai scriveva, lavorava al cinema, capito? Quindi già da questo piccolo episodio si capisce anche che tipo di persona Ma era, che però scherzo. nella vita comune Pierpaolo Pasolini. Allora, quindi passiamo al delitto, che è poi il punto centrale, diciamo, che volevamo affrontare in questa intervista. Tu da anni ti batti per affermare, per dire proprio con forza, che tutto quello che è stato raccontato È è falso, falso, sostanzialmente. completamente falso. Poi alla riprova di quello che dico io, Graziella Chiarcossi, la cugina di Pierpaolo, intervistata per il quarantennale dell'omicidio su Repubblica, mi sembra, ottobre, 30 ottobre su Repubblica, gli hanno fatto una serie di domande, di cui la mattina del delitto, e lei ha risposto che era sveglia, intorno alle 2-3 del mattino, suonarono due agenti in divisa dell'APS. E gli hanno comunicato che la macchina di Pierpaolo Pasolini è stata trovata abbandonata sulla Tiburtina. Oh, mentre invece la versione di due Scusa, ti carabinieri. interrompo un attimo perché spieghiamo bene che cosa vuol dire questo per gli ascoltatori che non sono di Roma. La Tiburtina è lontanissima rispetto al luogo dell'omicidio, che è Sono l'idroscalo, quasi quindi a 40 Ostia. chilometri. Esatto, è proprio dall'altra parte della città, quindi anche questo è un particolare importante. Oh, mentre invece il rapporto dei carabinieri di Guglielmi e Cuzzupè hanno rapportato che il ragazzo fuggiva con la macchina di Pierpaolo Pasolini contromano a lungomare Duilio a 160 all'ora. È strano, com'è che la macchina hanno trovato la Tiburtina, quello scappa Ostia. Oh, chiaramente Graziella non è che ha detto che il rapporto dei carabinieri è falso, ma se la macchina è stata trovata solo di Tiburtina e i carabinieri hanno rapportato che fuggiva a Ostia, è chiaro che è falso il rapporto. Scusa, Sì. mi pare chiaro, no? Eh sì. E infatti risulta che sul luogo del delitto c'erano due macchine uguali, cioè c'era un'altra Di macchina Antonio uguale Pino, all'Alfa è GT di mio amico, Pierpaolo. era mio amico di quartiere e di infanzia, andavamo a scuola insieme. Capito? Ripetilo perché forse non si è E dunque, con sentito. Antonio Pina, che poi sparì il 14 febbraio del 76, 4 mesi dopo il delitto, e era un mio amico d'infanzia, andavamo a scuola insieme, elementari, poi sai, crescendo, ognuno ha preso la strada sua,
Io facevo sport, no, capito? Un altro mondo, insomma. E poi lui, alcune settimane prima del delitto, io era parecchio che non lo incontravo. L'ho incontrato qui dietro, a via Rocca Tagliata, e da un nostro amico falegname. Io ho visto, era parecchio tempo, mi ha detto: "Ciao, sì, come state? Qual è?" Ci siamo messi a parlare e mi ha chiesto come mi andava la pittura. Gli ho detto: "Molto bene, sono pagato, faccio molto, eccetera." E lui mi rispose: "Uno di questi giorni ti porto Pierpaolo." Io sono rimasto di stucco. Ho detto: "Come porti Pierpaolo? Perché ancora lo vedi?" Dice: "Siamo sempre insieme." Poi quello che lui mi disse: "Siamo sempre insieme." Io poi mi sono informato con amici suoi intimi, mi è stato confermato e riconfermato che lo frequentava assiduamente, la Sonia Pinna, capito? Ecco, infatti nel luogo del delitto quella sera c'erano diversi personaggi che alcuni sono stati anche negli anni implicati, diciamo, in questo delitto, sono stati indagati, ma altri no. E soprattutto nella verità ufficiale questi non sono mai usciti fuori perché per la verità ufficiale è stato sempre e soltanto Certo. Pino Pelosi. In realtà nella prima sentenza si diceva che Pino Pelosi avesse fatto il tutto in concorso con ignoti. Poi dopo nella seconda sentenza di secondo grado è Hanno stato annullato. tolto Sì. anche questo. Allora, quindi secondo te, per quello che tu sai, che cosa è successo quella notte? Proprio come è andata? Quali sono state le Diciamo dinamiche? loro e Pierpaolo Pasolini ce n'ho al Pomidoro San Lorenzo insieme alla famiglia di Ninetto Davoli. Poi si trasferì alla stazione, ma non per andare a rimorchiare, perché aveva appuntamento con Pino Pelosi, perché si conoscevano bene, erano amici, e la funzione di Pino lo doveva portare all'Idro Scala a recuperare le riviste del film Salò. Andarono al Biondo Tevere, sempre seguiti dai fratelli Borsellino con motocicletta rubato. E Pasolini aveva cenato, mangiò soltanto una banana e un bicchiere di birra. Invece Pino, aglio olio e peperoncino e un pezzo di pollo, un quarto di pollo. E poi andarono verso l'Idro Scalo, sempre seguiti dai fratelli Borsellino. Quando sono giunti ad Acilia, Pino, con la scusa che doveva urinare, l'ha fatto fermare. E intanto chi doveva accodarsi si è accodato. Altre due macchine. La macchina Antonio Pinna e c'era la macchina Pasolini, chiaramente, seguita da quella Antonio Pinna e un'altra, una Fiat che probabilmente potrebbe essere stata dei servizi segreti, una macchina che ha targa falsa. Poi quando sono arrivati sul luogo è cominciato il casino e disse l'hanno pistato come lua. Praticamente una volta che lui ormai stava per terra massacrato di botte, l'altra macchina gli è passata sopra. Allora, la macchina che è passata sopra il corpo di Pierpaolo Pasolini era di Antonio Pinna, ma questo non significa che è stato Antonio Pinna a passargli Certo. sopra, perché secondo me non sarebbe mai andato fuori strada come portava la macchina Antonio Pinna. E poi non lo avrebbe mai fatto perché erano molto amici. Forse perché era mio amico, io lo difendo, ma io lo conoscevo bene. Io credo che non l'abbia fatto lui. Magari era incaricato con 6 sentità, ha fatto un altro. Succede, la persona che ha investito con la macchina di Pinna e Pierpaolo Pasolini, poi è andato verso la macchina di Pasolini, questa persona, e insieme a Pelosi hanno preso la macchina di Pasolini per fuggire. Hanno fatto pochi metri, Pelosi si è sentito male, è sceso la macchina, ha dato di stomaco ed è stato lasciato là. Questo me l'ha detto a me, confermato Pino Pelosi, che mi è venuto a trovare diverse volte qui. E poi io ci ho avuto la conferma da altre persone del luogo, eccetera, eccetera. Ecco perché la macchina è stata trovata sulla Tiburtina. Pelosi è stato catturato sul luogo del delitto. Ecco, poi a proposito di Pinna, è successa una cosa, ti è E di recente, successa sì, una cosa di particolare di recente, recente, una sì. cosa incredibile perché. E cinque cose che io ho scoperto e mi sono state confermate da una persona che io non conoscevo mai visto. Praticamente vado con una mia amica a prendere un caffè all'incirca 3-4 mesi fa, qui nel quartiere, e la signora del bar mi fa, dice: "Guarda Silvio, c'è una persona che ti vuole conoscere." Questa persona si alza, mi dà la mano,
Antonio Pinna. Io sono rimasto, ho detto come Antonio Pinna? Dice sì, sono il nipote di Antonio Pinna, ma hanno messo lo stesso nome. Praticamente lui è andato a vedere il film di Davide Grieco, dove Grieco fa vedere che è stato Antonio Pinna con la sua macchina ad uccidere Pasolini. Chiaramente questo, rientrando poi a casa, ha parlato col papà, col fratello del Pinna, e ha detto papà, così così, ma che cazzo sta a dire? Guarda che tu sì non l'avrebbe mai fatto perché erano molto amici, quello che dicevo io. Dice, secondo lui, ha detto, è stato Johnny Hunzinger con la macchina di tuo zio ad ucciderlo. Poi tuo zio non sarebbe mai andato fuori strada. Dice, poi, tuo zio campa, sta in Sud America, mi ha detto, in Brasile. Dice, se tornasse mio zio in Italia, scoppia un casino che manco ve lo immaginate. E poi mi ha detto che a Pasolini fu sequestrato un documento delicatissimo, importantissimo, non l'Ampisueni, se poi esiste o non esiste, non lo so, ma un altro documento, capito? E questo Perciò il documento. Pinna vive. Allora, il certificato di morte, a questo punto, se lui vive e c'è un certificato di morte, vuol dire che il certificato di morte è falso. Falso. E a È questo chiaro. punto, cioè, se è falso, se dovesse risultare falso, la domanda successiva che ci si dovrebbe fare è perché e chi l'ha falsificato? È Ovviamente chi è che potersi. ha il potere di farlo? Allora, il delitto Pasolini è un delitto internazionale più grosso di quello che uno pensa. Perché, diciamo, io ho indagato, ci ho messo quasi 20 anni. Io sono stato l'unico ad andare a parlare con Giovanni Pellegrino, che all'epoca era nel 2001, era presidente della commissione stragi. Solo io sono andato a parlare con lui. Poi quando ci siamo congedati, lui mi disse, signor Parrello, la sua fortuna è che lei non sa la verità sulla morte di Pasolini, altrimenti lei oggi a parlare qui con me non ci sarebbe stato. E da lì ho cominciato a capire, ma caspita, ma qui è una cosa enorme, questa è una cosa enorme, grossa, capito? Praticamente quella notte lì c'era un surrogato tra fascisti, malavita romana, insomma tutta gentaccia, cioè c'erano più di 10 persone, c'era chi controllava e chi menava, capito? Eh sì, erano sicuramente Più da 10, più, sì, sì, ce puoi più giurare. poteri che avevano E poi interessi. molto probabilmente, conoscendo chi era Pasolini, è chiaro, lì l'hanno massacrato per persone adulte, criminali, ma Pasolini si è difeso, sicuramente qualcuno di loro ha portato i segni a casa, perché Pasolini si è difeso, magari avrà graffiato calci, morsi, tutto è tenuto, perché ormai avrà capito che lo stanno ammazzando, capito? Allora, abbiamo dato, diciamo, una panoramica di quello che potrebbe essere successo, quello che, almeno che si avvicina molto alla verità, perché la verità assoluta ovviamente non La possiamo verità saperla. sa il potere. Sì. Gli è, praticamente è stato eliminato la P2, Pasolini. I mandanti sono loro. E dentro la P2 c'erano tutti. Addirittura ci stavano pure i cardinali, i vescovi, il Vaticano, tutto e tutto. E la CIA. America ci sta fino al collo come ci sta il Vaticano sul delitto Pasolini. Allora Silvio, adesso per concludere, io vorrei ricordare anche che tu hai scritto un libro Sì. su Pasolini. Magari ricordiamo il titolo se Poesie e qualcuno. pensieri, però poi sto libro ci sono state dei problematiche con la casa editrice, insomma, una mezza truffa. Vabbè, importante, tanto io ho scritto. Praticamente, pensa, io ho una copia del mio libro perché mi è stata regalata, se no neanche una copia io. Capito? Pensieri e poesie per Pasolini ho scritto. Che poi su Pasolini ho scritto oltre 200, ho scritto tutto e tutto. Specialmente poi sull'omicidio, capito? Ce ne vuoi dire una per concludere proprio l'intervista? Dunque, Quella che allora preferisci? questa è importante perché racconta il periodo estivo, quello che noi facevamo insieme a Pierpaolo Pasolini. L'estate andavamo a fare il bagno a Tevere, capito? Allora, Pasolini e ragazzi di vita. Andavamo giù ai piloni, noi ragazzi di vita, con Pierpaolo Pasolini a farci la nuotata. Passando dai grottoni la ferrovia, la scarpata, attraverso i capannoni e gli orti d'insalata. Oggi lì è Viale Marconi, in quel tempo coltivata, nella riva tra i barconi. Passavamo la giornata, passavamo
parlando di milioni di una vita fortunata, con le toppe ai pantaloni, nel pane la frittata, un mondo di illusioni di gente marginata, poveri accattoni, in quell'Italia disastrata, dai lutti e distruzioni per la guerra sopportata, con le prime costruzioni che poi l'hanno trasformata. Questa è una dei 200 ultri. Grazie Silvio, ti ringrazio veramente tanto per questa tua testimonianza. Vediamo un attimo. E purtroppo la verità non c'è speranza. La verità, secondo me, potrebbe uscire per vendetta. Gli addetti ai lavori, magari per vendetta, per cose loro di qua e lì, allora la potrebbero tirar fuori. Ma a livello di indagini processuali, quelli no, assolutamente. Non sì. Perché poi quelli che indagano sono quelli che depistano. Hai Eh capito come funziona la storia? sì. L'unico che indaga e non depista sono io, mi pongo depistare, e tante volte mi hanno depistato, però io sono tenace. Poi questa testimonianza del nipote è allucinante. Ha beccato quello che io ci sono arrivato, hai capito? È incredibile. Erano molto amici, non l'avrebbe mai fatta. Poi fuori strada non ci sarebbe mai andata. Mio zio è vivo, o sa la moglie, o sanno questi, capito? Che vuoi fare? Bene, allora concludiamo qui questa intervista. Ancora grazie Silvio. Grazie a voi.